Space Gamers, benvenuti a un nuovo episodio della Blind Run. Ragazzi, come vi ho detto nello scorso episodio, tocca a Khalid finalmente. Dopo Khalid andremo a fare anche il capo linea di coltelli, andremo a fare i gargoyle e andremo a fare anche la bestia dragonica nel lago scarlatto. Però vediamo un po' il castello. Il castello, quando abbiamo lasciato Radahn, ragazzi, era vuoto. Non so adesso che cosa succede. Hello? Possiamo parlare con lei adesso? No, fa solo l'inchino. Ok, non ci dice niente. Oh, eccolo. Si è spostato lui. Hello? Champion, you have our gratitude. The celebration was spectacular. General Radahn is surely ma è morto. Festering with rot and crippled by madness. All he wanted okay. was an honorable death. Finally, my work is done. I'm no longer bound to this fortress. I have a task in mind. Old business, you could say. You wouldn't understand. May we meet again if the fate deign it. Oh, incontriamo il ragazzone. Incontriamo Gael. It's time I went on my way. May we meet again if the fate deign it. E dove se ne va lui? It's time I may we meet again. Non so dove se ne va. Allora, torniamo alla grazia. E vediamo che cosa dobbiamo fare. Sembra vuoto il castello. Ma di qua, no, di qua è dove ci eravamo andati. C'è una boss fight. E sono usciti. Ci sono i nemici adesso. Ma che che cacchio sta. Ma quello del castello di Morn. Minchia, aiuto. Mazza, oh, stiamo shoppando. Chi è arrivato? Togli il crogiolo. No. Tu stai scherzando. Non esiste che io ammazzo quello. Non esiste. Maledetto. No. Però al contrario posso evocare finalmente. No! Non morire, amico mio. Non morire me stesso. Bello questo. Dai che lo stiamo massacrando. Anche lui ci sta massacrando. Non devo rischiare. Ma schiva lo sto attacco. Oh no! La fa di nuovo. Muori, ti prego. Ormai ti ho imparato. E poi. Oh! Bellissimo! Ma vaffanculo! Vuoi morire, per favore? Ma breccati questo, l'attacco definitivo! Come l'ho finito bello! Spadone delle rovine! Il nemico definitivo, l'ho ucciso al primo try! Sono il guerriero più forte del mondo! Arma realizzata usando un frammento di rovine caduta dal cielo.
Ah sì, armamento leggendario. Il blocco da cui proviene è stato distrutto dall'impatto di un meteorite. E quest'arma ne possiede ancora la potenza. Allora, mi è stato detto, ragazzi, dai miei amici, che nell'arena di Radahn c'è un dungeon anche, vicino alle montagne. Quindi ci andremo, però ci andiamo dopo. Prima esploriamo il castello. Senza sbloccare prima il castello e poi avere il dungeon vero e proprio. Cioè, che senso ha? Proviamo la magia, raga. Oh my god! Che danni abbiamo fatto! Sto letteralmente volando. Bellissimo, bellissimo. Allora. Oh cavolo, di nuovo tu! Oh cavolo. Vediamo quanti anni gli facciamo. Zero. Ciao. Oh, mica mezz'ora uccidere sta cosa. Non ci dà comunque niente. E qui dentro che c'è? Oggetto chiave. Lama d'affilatura incandescente. Stiamo trovando tutte, eh? Un flash infinita incendio di tipo fiamma o fisico. Vabbè, anche quello qua. Questo qua fa un po' di danni, eh. Optimus. Prego, genera. Venga qua. Becca di questo, generale. Corazza da cavaliere manto rosso. Dardo. Cassa. Forgiatura 6. A noi servono le 5 ancora. Quindi si potenzia ancora l'arma. Madonna mia. Quanto si potenzia l'arma. Non c'è nessuno. C'è una scala però. Sento una testa di zucca. Ok, let's go. Pietra santuario. La flamberga. Abbiamo sgamato il furbacchione. L'abbiamo sgamato. C'è una spada di fuoco. Che cavolo. Furbacchione sgamato. Il gigante dov'è? Forse qua sopra. Può essere. Oh, un oggetto chiave. Ricettare armaiolo 4. Portalino, dove ci porti? Alla torre di Radahn, forse? Non mi ricordo se l'ho preso, comunque. Ah, ci porta fuori. Ok. Venite qua, venite qua, vi qua. Hop. Talismano della freccia acuminata. Ok, uno alla volta. Ottimo. E uno è andato. Porca miseria. Perché sono così faticosi sti mostri qua?
Cacchio, peccato. Era perfetto. Ah. Aia. Oh. Miracolo. Anche questo l'abbiamo fatto. Allora ragazzi, siamo arrivati qui nell'arena di Radahn, perché il castello Montorosso sembra che l'abbiamo completato, sembra, eh. Ora, come avevo già detto, un mio amico mi ha avvisato che qui c'è un dungeon. Quindi adesso cerchiamolo questo dungeon, così ci completiamo tutta questa roba qua, perché questa ragazzi è tutta arena di Radahn. Così, castello Montorosso e l'arena di Radahn ci ritogliamo davanti e ci esploriamo tutta questa parte qui. Eccola qua ragazzi, l'abbiamo trovata. Mamma mamma ragazzi, mi sono fatto tutta, cioè sono partito da qua, ho fatto tutta la mappa. Mamma mamma, ci ho messo 6 minuti a girarla tutta ragazzi. Oh mio dio. Ora abbiamo veramente un dungeon. Pensavo mi stessero trollando i miei amici. E invece. Catacombe sono. Catacombe dei caduti in guerra. Stanno combattendo! Sono i guerrieri senza testa che vediamo. No, sono semplicemente spiriti guerrieri. Bellissimo. Oh mio dio. Sono fighissimi sti guerrieri. No, 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 fate voi. Aia. Aia, aia, aia. Raga, ma quanta vita hanno questi? Non so se riusciremo a fare questo dungeon. Non facciamo un danno a questa roba. Allora, sti soldati sono un po' tostarelli, eh. Oh, i miei amici. Anche voi siete forti adesso. Mi sa che sto dungeon è fuori dalla nostra portata, tecnicamente. Ma ormai siamo qui. Voglio la vostra arma e armatura. Aia. Che cosa sono? Non l'abbiamo mai visti questi guerrieri. Ragazzo, dungeon è difficilissimo. Non facciamo un danno. Oh, c'è un baule. Collasso stellare, collasso stellare. Stregoneria scende di pietra che manipola le forze gravitazionali. Una tecnica gravitazionale padroneggiata dal giovane Radahn. Grazie ai tuoi insegnamenti ora posso sfidare le stelle. Insegnamenti di chi? Qualcuno gli avrà insegnato queste stregonerie. Oh cazzo. Sei amico mio, vero? Sei amico mio. Ceneri di soldati di Radahn. Interessante questa. Aia. Aia. Attiviamo, attiviamo, attiviamo. Oh, stanno combattendo. No, basta. Basta, basta. Siete sempre voi. Sei sempre tu. Basta, perché è sempre lui. Dai, 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 dai. Fiumico.
E muori. Sium! Let's go! Dai che lo conosciamo questo, ci abbiamo messo poco. Oga, cavaliere Mantorosso. È un semedur mi ha dato. Membro più anziano dei cavalieri di Mantorosso. Oga studiò le tecniche di manipolazione della gravità insieme a Radan. Può scatenare una pioggia di frecce gravitazionali in risposta a un grido di guerra, ma solo una volta. Da provare tutti questi ragazzoni, eh? C'abbiamo Lutel, Oga, c'abbiamo l'Albinaura, c'abbiamo Oleg. Li voglio portare tutti su questi. C'è anche una grazia qua. Nomade? Nomade, let's go! Capanna del mercante solitario. Hello, che ci vendi? Nessuno comunque ci parla. Abbiamo le brecce. Cesto schiodato. L'armatura del samurai. Abbiamo un messaggio passaggio. Ha un passaggio. Caverna nascosta. Poi abbiamo l'armatura del samurai. Grande nomad. Scusa, ho rotto il vaso. Effettivamente dobbiamo esplorare il forte... Il forte Gael. Dove minchia stai andando? Ciao. Morirà? Sì. Colpo celeste. Non mi aspettavo mi colpisse da là sopra. Cioè, da là sotto. Fatevi gli affari vostri. Io vado qua, vi rubo il bottino, che è dall'altra parte, ovviamente. È chiaro. Ah, no, è qua. Hello? Spadone. Proprio tranquillo, spadone. C'è una casupola. Casupola mia. Ah, non è qua dove siamo partiti. Ok, va bene. Fa niente. Sì, scusate. Sono immortale così, vero? Sì. Oh, ma che palle. Oh, mamma che siete. Fammi vedere qua che c'è, va. Da cassa. Spada di Santa Trina. Madonna. Oh. Mi ha fregato. Non stava cadendo veramente. Sì, vabbè, però il target. Sapete com'è? Come funziona il target? Ah. Oh, Gesù Santa Maria. Qui c'era il leone, se non ricordo male. Vedi, qui i nemici sono più normali. Dall'altra parte erano devastanti. Ok. Io farei una cosa divertente. Ecco. Dai, ti ho detto di attaccare, ti ho detto. Mamma. Ecco. Perfetto. Scena di guerra artiglio leonino. Hello. Cassa misteriosa. Il katara. Che cos'è il katara? Pugno esotico dall'inusuale impugnatura. Lama può essere brandita come estensione del pugno. Ok, grazie. Grazie della grande...
della grande descrizione. Aggiungiamo il candelabro là. Vediamo dove ci porta. Oh, cosa c'è qua dentro con la chiave? Doppia chiave usata. C'è un dungeon con una doppia chiave. Porca miseria. Caverna carceraria. Oggetto stupido? Beh, non tanto stupido, dai. Se ce ne andassimo in giro con l'umanità? Usiamolo ogni tanto. Vediamo quanto duriamo con... con questo buff. No, ormai l'ho detto. L'ho detto, quindi morirò in 6 secondi proprio. Ci saranno dei carcerieri da qualche parte. Eccolo. I pigmei sono i carcerieri. Ok, altro shortcut. Come faccio ad aprire sta roba? Sicuramente ci sarà un interruttore dove apre tutte le gabbie. Molto probabile questo. Ah, ok. Qua si aprono tutte le gabbie. Esatto. Loro esplodono? Sì, esplodono, ok. Preventiviamo la cosa. Esattamente. Bravo. Ouch. Nice. Cenere di cadavere putrescente. Sepolcride, ragazzi. Ci rendiamo conto che siamo arrivati a sepolcride. Chi è la terza? Qual è la terza chiesa di Marika? Sì. Ma questo cos'è? Regalia di Eoshade. Preziosa spada di Eoshade. Piccola nazione ormai scomparsa. Il colore ramato non è ruggine. Al contrario, permette a chi la brandisce di raggiungere il suo intento. Le spade di Eoshade volteggiano nel cielo. La butto lì. Il Tempio Celeste, che è appunto Eoshade, volavano nel cielo. È l'unica cosa che mi viene in mente. Non l'abbiamo mai sentita questa roba. Allora, ragazzi, l'episodio secondo me sta durando abbastanza, però per chiudere andrei a prendere la mia vendetta. La mia vendetta si compì ora. Facciamoci Celia, le gallerie di Celia almeno. È dall'episodio 2, anzi, che episodio era? L'episodio 4. Siamo qui. Finalmente. La vendetta. Fatevi sotto voi, essere schifosi. Venite qua, venite qua, venite, venite, venite. Sono un'altra persona io. Dove andate? Dove andate? Dove vai? Una brutta vendetta, ma pur sempre una vendetta. Oh, forgiatura 5, finalmente. Questo è più grosso rispetto agli altri. Cioè, io devo affrontare questa cosa nell'episodio 4. Certo. Frantumatore. Ah, è la loro magia scavatrice, mi sa. È morito, forza. Mi dai? Talismano di tela dei fedeli. Madonna. Che cos'è sta roba? Aumenta la potenza degli incantesimi. Talismano decorato con un'icona raffigurante un gruppo di figure mascherate.
Questa folla rappresenta il gregge in preghiera e la sua incrollabile fede in quella stessa forza intangibile che ispira il fondatore solitario di questa religione. Cos'è la fede se non assertazione? Prepariamo il signor Slime. Chi c'è? Sembra un gigante, sembra. Che cosa sei? Belva meteorica. Ma che... A parte che è fichissima, però che cavolo è? Ouch. Non puoi fermare il Lord Ancestrale. Ah ragazzi, vedete, ha le chele. Ha le chele come quelli là. Come le progenie del vuoto. Ma probabilmente si è fuso con le rocce. Non ho capito bene. Esatto ragazzi, fa gli stessi attacchi. Gli stessi attacchi, ragazzi. Stiamo attenti, eh. Anche la coda bella lunga. Ok, ragazzi. Ci siamo. Ok, non abbiamo più niente. Anche la musica è simile, ragazzi, eh? Attenzione. Vai, me stesso, combatti. Grande, me stesso. Bello, come l'abbiamo finito. La stessa creatura. Globo cinerio del minatore funerio 1. Sono loro, ragazzi, sono... Probabilmente provengono dalle stelle, sono esseri alieni, esseri diversi da questo mondo, che probabilmente... hanno reso famoso Radahn, perché è stato l'unico, o forse è stato quello più bravo, a ucciderli. Celia, città della stregoneria. Perché è tutto della stregoneria? Non c'è mai qualcosa di miracoli. È tutto chiuso, ragazzi. Si sono barricati, probabilmente. Palude di Aeonia. Ok. Fermiamoci qua. Peace Gamers, io vi ringrazio, noi ci vediamo al prossimo episodio, dove continuiamo ad esplorare la città di Celia, e vediamo un po' di finire Kaelid, almeno ci provo. Alla prossima.